Salve Ioana, salve a tutti qua, pomeriggio e buon post lockdown. Avete visitato i congiunti? Salve Mayra, bonsoir, i congiunti allargati, spero, fidanzati, fidanzato. E ciao Emiliano, tu arrivi sempre al momento giusto. E niente, noi adesso cominciamo la lezione fra qualche minuto, quando c'è un po' più di gente. Poi dobbiamo necessariamente l'ultima settimana fare a cavallo della pausa la valutazione di Opis online, cioè la dovete fare io, voi la devo fare anche io, vi darò il codice per farla. E che altro vi devo dire? Ma niente, niente di aggiuntivo. Io praticamente ho praticamente deciso che faremo l'esame solo orale. Continuo a non essere convinto della procedura di esame scritto a tutela vostra, della corretta valutazione, a tutela anche della legalità, insomma, presumo, anche se sarà molto oneroso. Io mi immagino un meccanismo che più o meno, salve Giulia, che potrebbe essere più o meno questo. Facciamo finta che io ho, che ne so, 180 prenotati, facciamo finta che è realistico, un po' di meno del primo appello, ma in genere al primo appello c'erano anche quelli di esoneri. 180, io posso fare qualcosa del tipo che li divido in 5 giorni consecutivi con gruppi da 40 ogni giorno, e per ogni giorno prevedere qualche cosa del tipo, che ne so, 25-30 a me e 10-15 ai tre membri della commissione, quindi 5 a testa. Ovviamente lì sarà sempre un po' macchinoso, però io ho una lista iniziale che fa fede o non fa fede. Ormai, volente o nolente, la maggior parte dei vostri nomi e cognomi, anche se alcuni sono nick, aspetta Giulia, vediamo quest'altra cosa. Salve Chiara, salve. Buongiorno professoressa, cioè non sono una professoressa, non ho le colnelline, scusa. Mi sono perso il filo per la domanda sul governo, per cui questo è il mio orientamento e cercherò appunto di ripartire fra quelli che hanno frequentato, che visto che io ne prenderò praticamente 3 volte tanto, quelli, i 3 della mia commissione, dovremmo starci dentro. Per quanto riguarda l'ADUM, l'indicazione che si è ventilata di esame in sede, io sospenderei sono domande diverse, Mayra. Io per adesso sospenderei il giudizio. Ho sentito, ho visto anch'io questa notizia, reputo che sia non fondata. Sì, no, ma è chiarissimo l'esigenza, Mayra. Reputo che sia non fondata, poi magari siamo tutti ben contenti se riusciamo a farli in presenza. Reputo che sia ben fondata perché, ripeto, la parola università è stata quasi bandita
dal vocabolario di queste settimane di provvedimenti. Se mai accadesse, dovrebbe succedere questo in sequenza. A, che ovviamente in autonomia, perché ogni rettore, quindi il rettore di Sapienza, e ogni preside, sulla base degli ambienti, delle aule che ha, ovviamente può o meno aderire all'eventuale indicazione governativa. E nel caso nostro, faccio un esempio, ci sarebbero dei problemi. Perché? Perché noi abbiamo in tutti gli appelli dell'anno accademico 2 ore l'aula magna e poi tutta la giornata un'aula molto piccola. Mentre in aula magna si potrebbe tranquillamente garantire un distanziamento per 40-50 persone, quindi ripartite in X giorni, nelle altre aule non è possibile. Ma è anche vero un'altra cosa, se io devo avere l'aula magna per 4-5 tranche diverse di esami scritti, ammettendo che faccio gli esami scritti in presenza, ci sarebbe il problema della non disponibilità dell'aula magna. Mettiamola così, al momento attuale abbiamo insufficienti informazioni. Staremo a vedere come tutte le cose, molto probabilmente è una sciocchezza. Cioè, molto probabilmente parlare per parlare perché non esistono le condizioni per farlo. Poi, se riusciamo a fare l'esame in presenza, siamo tutti contenti, sia io che voi, ma ho qualche serio dubbio. Per adesso devo lavorare allo scenario prevalente. Per quanto mi riguarda, ci abbiamo ancora un paio di minuti. La domanda di Mayra, Mayra è più che legittima. Il giorno dopo la chiusura delle prenotazioni, io prendo. Sì, Chiara, non aggiungiamo argomenti. Tutto quello che sappiamo dice che è improbabile che succeda. Perché oggi, primo giorno di cosiddetto post, eccetera, sembra che si sia funzionicchiato. Metro, mezzi pubblici hanno grosso modo garantito. Ma se si cominciano a mettere in moto gli studenti universitari o addirittura una parte degli studenti liceali, ovviamente tutto questo non vale, o quantomeno non vale in certe fasce orarie. Ripeto, la reputo estremamente improbabile. Lavoriamo per adesso allo scenario più probabile. Lo scenario più probabile è quello che il giorno dell'appello noi faremo l'esame orale. La richiesta di Maite è più che giusta e legittima perché dovete organizzarvi, fare delle, insomma, preventivare il vostro impegno fra i diversi appelli d'esame. Il giorno dopo della chiusura delle prenotazioni, io prendo, divido a seconda di quanti sono, in un certo numero di giorni consecutivi le persone e lo pubblico ovviamente sul sito, nella pagina di facoltà. Poi, sperando che voi non facciate cose strane, è ovvio, può sempre capitare quello o quella che quel giorno c'è un problema, eccetera, eccetera, trattandosi di solo esami orali, che sono tutti, l'esame scritto è fisso e bisogna stare per forza quel giorno. Io esame orale, ripeto, se non coinvolge decine di persone, se quel giorno c'è una persona che c'è un problema, facciamo lo spostamento all'altro giorno. Però sostanzialmente mi impegno il giorno dopo della chiusura della lista di prenotazione a pubblicarvi un elenco che divide in X giorni, dico X perché ancora non so quanti saranno i prenotati alla fine, in funzione del numero dei prenotati. E se non ci sono altre domande, ragazzi, ripeto, nessuno può dire con certezza come andranno le cose, anche perché indipendentemente dall'università, a metà maggio ci sarà, a 14 giorni da oggi, una prima valutazione di come è andata questa cosiddetta fase 2. Se per caso le cose sono andate male e non ha prevalso codice di comportamento responsabile e il contagio riaumenta, ritorniamo a come prima. Quindi, evidentemente, insomma. Però ripeto, lavoriamo a quello che quasi certamente sarà per adesso scenario più probabile. Noi faremo esami, sono orali e purtroppo li faremo.
sulla piattaforma Meet, con appunto queste quattro, chiamiamole aule virtuali, che saranno io e i tre membri in aggiunta della commissione, con grosso modo una ripartizione di 30 a 10, 25 a 15, 5 ognuno di loro, degli esami durante i 4-5 giorni, con l'impegno che ho preso con Maria e con tutti quanti voi a pubblicare ovviamente la suddivisione il giorno dopo della chiusura dei termini. Detto questo, siamo a 47. Io preparo le cose un secondo. Dico subito, ma ve l'avevo già anticipato. L'ultima cosa, ma anche questa ve l'ho già detta. Noi useremo la settimana di recupero, per cui faremo lezione regolarmente questa settimana, che è l'ultima, il fuoco, che è l'ultima della didattica regolare. E visto che abbiamo questa opportunità, useremo anche la settimana di recupero. Poi, se è possibile, e anche nel vostro interesse, anzi, soprattutto nel vostro interesse, invece che usare il lunedì, martedì e venerdì, magari no, Livia, aspetta, una cosa alla volta. Oddio, mi sono dimenticato che stavo dicendo, mannaggia. Mi sono dimenticato. Ah sì, invece che usare della settimana di recupero lunedì, martedì e venerdì, se i vostri impegni, ma dubito che i miei colleghi facciano la settimana di recupero, non vi sovraccarico di lezioni anche la settimana di recupero, facciamo qualcosa di più lungo lunedì e martedì, in maniera tale che stoppiamo a martedì e vi lascio un tempo libero per la preparazione senza lezioni il più lungo possibile, se no altrimenti rimane appeso quel venerdì, insomma sostanzialmente che vi spezza il periodo. Questo più o meno è il piano. Secondo me, tra oggi e spero domani finiamo col sonno, ma non sono ancora certissimo. Potremmo finire questa settimana, la settimana di recupero certamente facciamo le sostanze d'abuso e poi vediamo cosa e se riusciamo a fare dei due capitoli sui sistemi percettivi. All'ultima domanda di Livia, non lo so, sì, se vuole lo possiamo pure fare, però prima adesso perdiamo un sacco di tempo. Poi qual è la realtà? La realtà è che noi abbiamo cominciato queste... Stefano Buono, non mi subissa. Noi dobbiamo fare Opis, e purtroppo Opis si prende la pausa, si prenderà quei 10 minuti in un modo o nell'altro. Vi dicevo, mi dimentico le cose, non faccio Stefano delle pause. Sì, la lista. Io non lo so, la posso pure chiedere, però a parte il tempo c'è un altro problema. Quando abbiamo cominciato le lezioni online, noi viaggiavamo su una media usuale di 100, 110, 120 persone. Poi ci siamo scesi, ora siamo su una cinquantina, ma più o meno la media degli ultimi tempi è sulla settantina, sessantina. Che vuol dire? Che ne so io? Vuol dire che alcuni non frequentano più, vuol dire che alcuni, visto che stanno su YouTube, se le vedono con tutta calma quando cavolo vogliono loro, sostanzialmente. Allora, se io faccio un'altra, chiamiamola così, chiamata alle armi, a parte un sacco di casini di matricole, eccetera, ma ho una sessantina di matricole che non sono probabilmente quelli che hanno frequentato, che io stimo attorno agli 80, 90, 100, grosso modo. E per cui preferisco far riferimento a, per quel poco che conta, la mia memoria, perché la maggior parte dei vostri cognomi ormai li conosco, e B, perché c'è un elenco fatto all'inizio che è ampiamente superiore al centinaio delle persone. E poi comunque vi assicuro, non è una cosa rigida. Se capita quel giorno che ci sta qualcuno che viene assegnato
alla commissione al dottor al maschietto, si chiama dottor Gorgoni, o alla dottoressa Scarpello, dottoressa Dati, mi dice: no, lo voglio fare con lei, lo fai con me, non ti preoccupare. Salve Alice, non caschi il mondo. Non, cioè, non moltiplichiamo le cose burocratiche sciocche. Vi ho già detto che do per scontato di fare il triplo, il quadruplo di esame degli atti della commissione, per cui chi vi chiede di fare esame con me lo fa, appunto, e basta, senza bisogno di fare fiscalità. La maggior parte di voi, presumo e spero di ricordarmi, e comunque c'è un elenco molto più ampio raccolto all'inizio delle lezioni, se vi ricordate bene. Banda alle ciance, vi avevo già anticipato che quella di oggi è una lezione un po' impegnativa, e già impegnativa sul Carlson, poi, se possibile, con un po' di sano sadismo, io ve la rendo ancora più impegnativa. Però vabbè, facciamo finta che sia nel vostro interesse. La storia comincia nei primi anni del secolo passato, in cui uno studioso si chiamava Henri Pierron, proponeva una teoria sui meccanismi del sonno, come spesso capita in epoca, diciamo così, pre-scientifica, pre-sperimentale, un po' vicina al senso comune. Il sonno sostanzialmente è una specie di processo passivo, cioè a dire, non avrebbe suoi meccanismi attivi, ma altro non sarebbe in questa accezione che, perdonate il termine, lo spengimento di tutti i sistemi della veglia, cioè la disconnessione sensoriale. Se voi ci pensate bene, andando alla banalità della vita quotidiana, quando noi ci disponiamo no, ragazzi, non vi preoccupate, Laura di Folco, mi ricordo, Baby Fragrance, non lo so come si chiama evidentemente, ma non vi preoccupate, scusate, davvero, Beatrice pure. Sì, che puoi fare la domanda, Beatrice, però la domanda sul capitolo della visione la puoi lasciare fra un po'. Vorrei cominciare a fare. Mi farei la domanda comunque. Se lo perdo davvero il filo continuamente. Baby Frank, se lasciami il cognome così sei più tranquillo o più tranquilla. Se ci pensate bene, quando ci addormentiamo, che facciamo? Chiudiamo gli occhi, quindi disconnettiamo il canale sensoriale visivo. Cerchiamo preferibilmente ambienti silenziosi, quindi cerchiamo l'isolamento acustico, cerchiamo ambienti, materassi, lenzuola, cuscino, il più confortevole possibile, che vuol dire che cerchiamo una stimolazione in qualche modo gradevole e costante, somatosensoriale. Poi, se ci fossero odori troppo intensi, altro modalità sensoriale come quello che c'era qualche minuto fa, quando Pacioccolo aveva deciso: salve Giulia, quindi è Baby Frank, perfetto. Quando Pacioccolo ha deciso di onorarmi delle sue deiezioni, che ormai fa sempre regolarmente quando faccio lezione, una stimolazione olfattiva troppo intensa e poco gradevole certamente non è favorevole col sonno. E di nuovo a ribadire cosa? Che in qualche modo l'isolamento, o meglio l'esclusione di stimoli sensoriali, è una specie di precondizione che tutti sperimentiamo nel sonno. Era certamente un'idea ingenua, però quello che è importante è che era un'idea che il sonno fosse un meccanismo passivo, non che avesse i suoi intrinseci, autonomi meccanismi, ma che venisse per l'esclusione di canali sensoriali. Per certi versi, prima ho usato il termine spengimento, l'ho usato non a caso, perché in quegli stessi anni, stiamo parlando dei primi anni del secolo, a Pierron, vedete, 1913, Pavlov, che conoscete per la parte che avete fatto scienze cognitive, presumo, con la professoressa Giannini, aveva anche lui una teoria simile. Parlava del sonno come spengimento dei foci cerebrali. Adesso lasciamo stare cosa siano i foci cerebrali. Però l'idea era simile in qualche modo. Quello che sosteneva Henri Pierron è qui elencato.
la necessità basilare del sonno, ci si può stare, il fatto che ha un suo ritmo relativamente autonomo dalle variazioni esterne, eppure ci può stare, in qualche modo è un antesignano della parte omeostatica e della parte circadiana. Quello che certamente non era vero è che ci fosse un'interruzione delle vie sensoriali e motorie. In realtà, durante il sonno, oggi lo sappiamo con certezza, per quanto noi cerchiamo stimoli più deboli, rarefatti possibili, visivi, uditivi, somatosensoriali, olfattivi, tutto quello che voi volete, però la maggior parte delle sensazioni, cioè delle percezioni sensoriali, viene recepita dal cervello anche nel sonno. Lo dico con relativa certezza perché una metodica che abbiamo accennato durante il capitolo sulle tecniche, anche se non era in programma, i cosiddetti potenziali evocati, cioè che sono una misura dell'attività del cervello evocata a stimoli sensoriali, sono mantenuti durante il sonno. Quindi, se uno registra una risposta corticale, vuol dire che lo stimolo sensoriale in qualche modo è passato, se vogliamo, se mi consentite il termine. E quindi ci aveva torto in qualche modo Henri Pierron. Questo è certamente vero sulla base di quello che ho detto ora, però su ricerche più recenti con i potenziali evocati. Poi, in realtà, seguendo l'evoluzione storica di questa concezione del sonno come fenomeno passivo, in qualche modo un punto importante venne da alcuni esperimenti di Bremer, purtroppo mentre ormai negli ultimi decenni il gatto è stato non si usa più, non è più legittimo praticamente in nessuna parte del mondo usarlo come animale d'esperimento, all'epoca lo si faceva e quindi la maggior parte degli esperimenti si fecero proprio sul gatto. A questo autore, Bremer, si deve una serie di studi che in qualche modo si sono posti il problema di confermare o meno quella, ok Alessandro Caracciolo, dicevo, di confermare quella che era solo una teoria di Henri Pierron. E come si può confermare una teoria un po' così generale? Il sonno è qualche cosa che è un fenomeno passivo che viene in seguito all'isolamento sensoriale, provocando con una logica che ormai conoscete. Ragazzi mio, ok, va bene, cioè adesso ho preso il trip. Vi ho già detto che se c'è uno, chiunque sia, Pinco Pallo, anche Pinco Pallo non frequentante, certamente non frequentante, e dice in quel giorno, io voglio fare l'esame con te, io glielo faccio fare, ah, perché è un diritto, è sempre un diritto da parte dello studente, previsto dal regolamento universitario, invocare di fare l'esame col titolare di cattedra, quindi è un diritto che se richiesto, eccetera. Non vi preoccupate, comunque lasciateli pure i cognomi, li dovrete scrivere, ma comunque immagino che questi nomi e cognomi stessero già nell'elenco lungo dell'inizio delle lezioni telematiche. Comunque, e quindi come si fa a verificare? Beh, con una logica che poi conoscete, facendo una lesione, e questa lesione che qui vedete a livello mesencefalico, o meglio a livello medio collicolare perché collocata fra i collicoli superiori e i collicoli inferiori. Qual era la logica del ragionamento, insomma, che stava alla base di questa accettata, perdonate il termine, che dava Bremer ai gatti? La logica era: se a questo livello è l'anatomia delle vie sensoriali, che farete in massima parte da soli in due capitoli oggetto del programma,
prevede che le vie ascendenti che vanno dalla periferia al talamo passino da questo livello. Se tu qua fai una lesione, cosa vuol dire? Vuol dire che ottieni una forma di disconnessione sensoriale, non dovuta a chiudere gli occhi, cercare gli ambienti poco rumorosi, cioè, ma dovuta alla brutalità di una lesione che ti ha distrutto tutte le vie sensoriali. E apparente a questa lesione medio-collicolare, perché è collocata fra collicoli superiori e inferiori, venne chiamato cerveau isolé, in francese, perché Bremer è francese, perché la logica era quella che era escluso alla parte più alta del cervello, d'accordo? Che cosa si osservò nei fatti, avendo isolato il proencefalo? Che c'era un elettroencefalogramma continuo di sonno. Quindi apparentemente a questo livello della storia l'idea di Pierone sembrava confermata. Effettivamente, facendo una lesione che isola tutte le informazioni sensoriali o la maggior parte delle informazioni sensoriali, tu ottieni sonno continuo. Ma le cose sono un po' più complicate, perché qualche anno dopo lo stesso Bremer fece una lesione più bassa, quindi non una lesione che isolava il proencefalo, ma una lesione che isolava tutto l'encefalo a livello fra bulbo e midollo. E come leggete, trovò normale ciclo sonno-veglia. Per capirci, se guardate questa figura in cervello, in questo caso qua di Ratto, ma adesso poco cosa, questa era il cerveau isolé, lesione mesencefalica fra collicoli inferiori e collicoli superiori. Risultato? Sonno continuo. Apparente conferma della idea di Pierron. Lesione più bassa, ovviamente va da sé che anche questa lesione qua interrompe tutte le vie sensoriali. Lesione più bassa, preparato encefalo isolé, invece normale alternanza sonno-veglia. Apparentemente i due dati fanno a cazzotti, perché indipendentemente dall'altezza della lesione, più alta quella che isola il proencefalo a livello medio collicolare, più bassa quella che isola tutto il cervello, tutto l'encefalo fra bulbo e midollo, però qua c'è il sonno continuo e qua invece è tutto normale. Evidentemente l'unica spiegazione doveva necessariamente implicare che diavolo c'era fra qua e qua. È l'unica spiegazione, perché isolate quale vie, qui sonno continuo e qui invece tutto normale. Evidentemente in questa zona intermedia fra il cervo isolé e l'encefalo isolé ci doveva stare qualche cosa che faceva la differenza, qualche cosa che evidentemente doveva servire a promuovere il sonno. Salto alcune cose perché le ho già dette. Questo qualche cosa venne qualche anno dopo dimostrato da Moruzzi e Magun. Vi ho già citato come dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma per buona parte dei primi decenni del secolo passato, a Pisa, alla Normale, c'era una scuola di eccellenza per lo studio del cervello, per la fisiologia cerebrale, e si veniva a studiare il resto del mondo a Pisa. E quindi Magun, uno statunitense, venne a studiare da Giuseppe Moruzzi. Perché ricito Moruzzi? Ricito Moruzzi, di cui già vi ho parlato quando vi ho parlato di formazione reticolare, perché nel 49, a partire dal 49, Moruzzi cominciò a fare esperimenti che dimostravano A, l'esistenza della formazione reticolare, e questo già lo sapete, B, esperimenti che in qualche modo dirimevano la questione, che davano una risposta ai due dati di precedentemente incompatibili,
lesione più alta a parità di isolamento sensoriale, assenza di veglia e solo sonno. Lesione più bassa, tutto normale. Trovando fra i due livelli della lesione questa struttura distribuita di corti interneuroni, che sono quelle che poi presero il nome di formazione reticolare. E cominciarono una serie di esperimenti molto eleganti almeno per l'epoca, che per altre cose è uno sfoggio di alcune delle metodiche che avete studiato nel capitolo dei metodi e che in qualche modo vi illustra un po' la logica del perché ci stanno così tante tecniche, come tecniche diverse in qualche modo hanno un pezzo di informazioni diverse. Loro cominciarono a stimolare quella parte di tronco dell'encefalo fra i due livelli della lesione, trovando in qualche caso risveglio, in qualche caso sonno. Adesso non mi fermo nello specifico perché tanto le cognizioni poi sono cambiate. E quindi qui la vedete evidenziata in rosso, questa struttura distribuita faceva la differenza. È anche vero quindi che in questa struttura intermedia fra il cervo isolé e l'encefalo isolé ci dovevano stare i centri o le strutture che attivamente garantivano la veglia e che attivamente garantivano il sonno e poi anche il sonno REM e il sonno non REM. Quindi vedete con una diversa illustrazione, un po' più semplificata il tutto, la lesione medio-collicolare iniziale, sonno continuo, la lesione più bassa fra midollo e bulbo, tutto normale. In tutti e due i casi isolamento sensoriale, quindi non poteva essere quello il meccanismo del sonno. Gli studi di stimolazione elettrica, di inattivazione farmacologica, adesso li vedremo fra un attimo, dimostrano che la differenza la faceva la formazione reticolare. E la formazione reticolare, evidentemente, è, come sapete, una struttura distribuita, sì, certo, molto fortemente rappresentata a livello mesencefalico, a livello puntino, a livello bulbare, ma poi proietta estesamente in corteccia. Evidentemente, cominciarono Magun e Moruzzi a trovare nella formazione reticolare strutture che promuovevano la veglia e strutture che promuovevano il sonno. Quindi l'idea del sonno come processo passivo era completamente abbandonata. Poi, come vedete, lo fecero in modi molto eleganti perché cominciarono a fare tecniche di lesione, non passo in rassegna i risultati perché sennò vi complica la vita. Tecniche di stimolazione elettrica, tecniche di anestesia, quella che voi avete imparato a chiamare lesioni temporanee o reversibili, anche se all'epoca non si usava il nocciolo, ma si usavano i barbiturici. Oppure tecniche anestetiche, però in parti diverse. E quello che è emerso molto chiaramente è che la parte caudale di questa formazione reticolare troncoencefalica e la parte rostrale facevano la differenza, perché in caso disattivandola si determinava sonno e in un caso disattivandola con anestetico si provocava sonno. Evidentemente una era un meccanismo attivo del sonno che si è anestetizzato dalla veglia e un altro era un meccanismo attivo della veglia che si è anestetizzato dalla sonno. Però a ricordarvi qualche cosa che già sapete, siamo ormai arrivati negli anni 50 e da tutto un pezzo della storia degli studi sul cervello in cui si procedeva, perdonate il termine, di accettate un modo grossolano per dire di lesioni grossolane, perché la roba come le lesioni encefali isolé cervo isolé sono una cosa massiva che provocano tante alterazioni difficili che permettano più. Come sapete, in quegli anni cominciò a emergere
l'esistenza della neurochimica cerebrale e che esistevano neurotrasmettitori e neuromediatori. E quindi da questo livello almeno parziale di conoscenze a il sonno non è un processo passivo. Il sonno è un processo attivo tanto quanto la veglia. Gli esperimenti Magun e Maruzzi suggeriscono fortemente che in quella parte estesa di formazione reticolare ci siano centri attivi sia della veglia che del sonno. Però è ancora un livello grossolano. L'eruzione della neurochimica fece spostare le ipotesi verso neurotrasmettitori della veglia del sonno. Anche qui, all'inizio, si procedette grossolanamente. In che senso? Nel senso che si cominciò a ipotizzare che i neoscoperti, i neoidentificati neurotrasmettitori fossero le sostanze del sonno o della veglia. E il primo candidato ad essere sostanza del sonno fu la serotonina. E quindi, adesso non vi sto a ricapitolare che dai nuclei errati, pensi encefaliche, proiezioni estese al sistema serotoninergico, perché so e spero che siano cose che ormai voi conoscete. Ma si cominciò a testare una prima ipotesi che la serotonina fosse il neurotrasmettitore del sonno. Badate bene, io non so che rapporto c'è tra le due cose. Una conoscenza popolare, che non so dove è nata, cioè che un bel bicchiere di latte caldo la sera stimoli il sonno, probabilmente viene da questo periodo storico. Perché? Perché il latte è ricco di triptofano e, come voi sapete, il triptofano nella catena di eventi biochimici che porta alla serotonina è un importante precursore. Non so se è nato così, ma purtroppo, come vedete, adesso li riassumo rapidamente, non mi aspetto che questo sia memorizzato da voi, anche perché, se ben ricordo, in questi temi non c'è sul Carlson, ma solo per ragionare come procedono le conoscenze. Se l'idea era la serotonina, diciamola così, è la sostanza, il neurotrasmettitore del sonno, che cosa ci aspettava? Beh, ti somministro, e non animale ovviamente, intracerebralmente, come sapete è una metodica che nell'animale prevede che direttamente al cervello o nei ventricoli tu somministri un farmaco o un neurotrasmettitore. Bene, somministrare intracerebralmente induceva sonno, apparente conferma. Se somministro serotonina, quello mi dorme. Logica opposta, ti distruggo i nuclei a rafe. Ti distruggo i nuclei a rafe che in quegli stessi anni venivano evidenziati come le strutture in cui c'era il maggiore addensamento di neuroni serotoninergici. Apparente conferma anche qua, insonnia completa, però per qualche giorno, poi il sonno ricompariva. Allora, i primi due dati sembravano coerenti, introducendo la serotonina, sonno, ledendo i nuclei a rafe, insonnia. Però già il fatto che dopo qualche giorno ricompariva il sonno diceva che le cose erano più complicate. Poi però le cose vanno un po' più storte, perché come leggete, stimolando elettricamente i nuclei a rafe, se effettivamente è una struttura ipnoinducente che induce il sonno, ci dovremmo aspettare sonno. E invece, come vedete, no. La stimolazione del nucleo a rafe induce attività locomotoria e attivazione, tutto il contrario. E ancora, sapete che la PCPA, la paraclorofenilalanina, anche questa è un antagonista serotoninergico che conoscete, provoca insonnia, di nuovo apparentemente coerente, però poi ricompare. Ripeto, tutto questo non importa ricordarlo
ma serve solo per confrontarvi col fatto di come sia fatto, è un po' come la storia della topolina, il percorso di una domanda di ricerca. Ovviamente l'idea che il RAF e la serotonina fossero strutture del sonno e neurochimica del sonno non era vera. Questa è la realtà ad oggi, ed è la realtà, almeno come ve la riporta il Carlson. Tutt'altro, semmai è vero il contrario. I livelli di serotonina sono alti durante la veglia, quindi è un neurotrasmettitore associato all'attivazione, alla vigilanza, all'arousal. Quando già la veglia da attiva diventa quieta, vedete, scendono. E vedete che mano a mano, inizio a sonnolenza, inizio stadio 1, stadio 2, eccetera, eccetera, mano a mano diminuisce. Quindi, primo pezzo della storia, non è il neurotrasmettitore del sonno, sembra il contrario. È uno, lo dico adesso perché poi altri si aggiungeranno, dei neurotrasmettitori della veglia, della vigilanza. Elevato in veglia e più approfondiamo il sonno più diminuisce, ma comunque con livelli presenti. Quando però si arriva in REM, il livello di serotonina praticamente si azzera, chiaro? Per poi ritornare elevato quando il REM finisce. Quindi la morale, più sbagliata l'ipotesi non poteva essere, è esattamente il contrario, è uno dei neurotrasmettitori e una parte della neurochimica della veglia, della arousal. Durante le fasi non REM è presente, ma sempre meno quanto più progredisce la profondità del sonno, si azzera il REM, appena finisce il REM risuona in alto. Ecco la stessa logica, verrebbe da dire, l'errore iniziale non era bastato, si passò a verificare se un altro neurotrasmettitore in quella fase dimostrato, la noradrenalina, giocasse un ruolo nel sonno. Non vi sto a riprendere le proiezioni noradrenergiche, sapete che il massimo addensamento è a livello pontino in quella struttura chiamata locus coeruleus. E anche qui non mi aspetto che le memorizziate, ma con una logica simile alla logica dei metodi che avete visto prima, messa in campo per dimostrare il ruolo della serotonina, la stessa cosa si fa con l'adrenalina. Ti do un agonista, l'anfetamina, e ovviamente questo abolisce il sonno, dà attività, si sa ormai che l'anfetamina è una sostanza della vigilanza. Quindi l'aumento del bilancio noradrenergico non dà sonno, semmai dà vigilanza. Inoltre, se si registra, quindi registrazioni di singole unità cellulari, i neuroni del locus coeruleus, questi sono attivi durante la veglia, di nuovo coerente con l'idea opposta, che è un altro trasmettitore della vigilanza. E quanto più l'animale è attento, quanto più l'animale è vigile, più sono attivi. E ovviamente, più sono elevati le noradrenalina e migliori il livello di performance. Arriviamo, lasciamo stare le ultime due cose, che le vediamo alla realtà di oggi, o meglio, degli ultimi anni, anche questa è una figura del Carlson, e la dinamica è praticamente sovrapponibile a quella serotonina. Livelli elevati in veglia, quanto più la veglia è vigile, più elevati sono i livelli di noradrenalina. Quanto più la veglia diventa rilassata, più diminuiscono. Durante il sonno non REM, i livelli si abbassano, ma sono ancora presenti. Come la serotonina, durante il REM si azzerano, per poi ritornare in alto quando si esce dal REM. Morale, i due principali neurotrasmettitori catecolaminergici, noradrenalina e serotonina,
non sono implicati nel sonno, ma semmai al contrario nella veglia, tutti e due elevati nella veglia, tutti e due diminuiscono progressivamente nel sonno REM con l'approfondimento del sonno, tutti e due si azzerano nel REM. Vedete come sono praticamente è diversa la grafica, ma la dinamica è la stessa dei due neurotrasmettitori. Bene, arriviamo a una sintesi parziale prima di fare la pausa più opis, vediamo un po'. Saltando ovviamente decenni di ricerca, perché non si può seguire la storia fino ad oggi. È ovvio che tante cose sono successe da questa fase pionieristica in cui si è cercato di dimostrare che il sonno non era un fenomeno passivo. Gli studi prevalentemente di Magun e Moruzzi hanno dimostrato che era un meccanismo attivo, che era collocabile in un'ampia zona collocata alla formazione reticolare. Gli studi neurochimici non hanno dimostrato che c'erano neurotrasmettitori del sonno, ma semmai neurotrasmettitori del contrario del mantenimento della veglia, almeno per quanto riguarda la serotonina nuova della linea. Oggi che sappiamo? Oggi sappiamo che il meccanismo è molto più complesso e si aggiungono altri neurotrasmettitori o neuromodulatori che negli anni sono stati identificati. E questa figura, che è semplice o complessa a secondo dei punti di vista, mi sembra che sia la stessa del Carlson, vi riassume almeno lo stato parziale. Una regione centrale nell'inizio del sonno, nella promozione del sonno, è una regione ipotalamica, l'area preottica ventrolaterale. Anche qua bisogna dare giustizia a un signore, l'abbiamo già visto quando vi ho parlato del sistema dopaminergico, che si chiamava Von Economo. Osservò e studiò le conseguenze di un'altra pandemia, si chiamava encefalite letargica. Ne abbiamo parlato brevemente qualche mese fa. E la forma più cospicua di questa encefalite, per capirci, quella malattia che poi provocò i malati che molti anni dopo sono stati studiati da Oliver Sacks con la levodopa, raccontato nel film Risvegli, nel libro corrispondente. Ma comunque non ci allontaniamo troppo. Von Economo, in qualche modo, facendo le autopsie, stiamo parlando dei primi decenni del secolo, dei malati di encefalite letargica, malati comunque di un'infezione che prendeva anche il cervello, e che come sintomo più macroscopico c'era questo stato di letargia, di sonno continuo, trovò delle alterazioni a livello ipotalamo e in qualche modo ipotizzò che l'ipotalamo ci avesse un ruolo centrale nel sonno. Cioè aveva ragione in qualche modo Von Economo. Torniamo al presente. Una regione centrale nel promuovere l'inizio del sonno è questa regione ipotalamica, che è l'area preottica ventrolaterale. È importante ricordare che questa regione ha come neurotrasmettitore l'acido gamma aminobutirico. Questo perché è importante? È importante perché vi ricordo, lo sapete già, che il principale neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale, ma anche che gli ipnotici, cioè le sostanze che si usano per indurre artificialmente il sonno, sia di prima che di seconda generazione, prima i barbiturici e attualmente le benzodiazepine, sono agonisti GABAergici. Quindi un incremento, un rafforzamento del bilancio GABAergico induce sonno. Questa è una regione centrale per la promozione del sonno. Un'altra regione in parte coinvolta nell'inizio del sonno, che è sensibile agli effetti del riscaldamento cerebrale, sono delle strutture sempre ipotalamiche, in generale nel preencefalo, che rilevano la temperatura interna cerebrale.
ma l'area preottica ventrolaterale è l'area, potremmo dire, attualmente concepita come il massimo innescatore, se questo è il senso. Nella figura bisogna distinguere il colore rosso delle frecce che indica inibisce quella struttura, o il colore nero che indica eccita questa struttura. Perché? Perché qui vi rappresenta questa figura come da questa struttura cardine si bloccano tutta una serie di sistemi della veglia. Si blocca il proencefalo basale, che ha trasmissione acetilcolinergica, che è un altro neurotrasmettitore eccitatorio e un altro neurotrasmettitore della veglia. Quindi inibizione delle strutture acetilcolinergiche proencefaliche basali. Inibizione del RAFE, quindi inibizione delle strutture serotoninergiche. Inibizione del locus ceruleus, quindi inibizione del sistema noradrenergico. Inibizione di un altro nucleo ipotalamico chiamato nucleo tubero mammillare. Importante perché? Perché è un nucleo in cui i neuroni utilizzano un altro neuromodulatore che è l'istamina. Sono neuroni istaminergici e anche questi vengono bloccati. E poi, come vedete, l'ultima inibizione ovviamente è alla corteccia. Quindi a partire da una specie di centro di snodo del meccanismo attivo del sonno c'è l'area preottica ventrolaterale. Inibisce il sistema acetilcolinergico, inibisce il sistema istaminergico, inibisce il sistema serotoninergico, inibisce il sistema noradrenergico. È ovvio che questa non è tutta la storia. Poi ci sono i meccanismi della veglia. Qui vedete come la formazione reticolare pontina mantiene, per garantire la veglia, un controllo eccitatorio sulle strutture acetilcolinergiche di cui prima facevo riferimento, il proencefalo basale. Come le strutture istaminergiche del nucleo tubero mammillare dell'ipotalamo mantengono una influenza eccitatoria sempre sulle strutture acetilcolinergiche del proencefalo basale e ovviamente attivano la corteccia. Quindi sostanzialmente questo che fa riferimento all'area preottica ventrolaterale è un centro in qualche modo cruciale per l'induzione del sonno. Al contrario, non si può parlare di centro della veglia. Ci sono diversi sistemi della veglia, evidentemente. Ci sono il sistema reticolare pontino, che è certamente importante nel mantenimento della veglia, c'è il sistema ipotalamico, almeno per quanto riguarda le strutture istaminergiche. Però quello che è certo che tutti i neuromodulatori o neurotrasmettitori fin qui citati sono eccitatori, promotori della veglia, così l'acetilcolina, così la serotonina, così la noradrenalina, così l'istamina. L'unico che fa eccezione ovviamente è il GABA, ma non a caso il GABA viene utilizzato a livello dell'area preottica ventrolaterale. Io programmerei la pausa in questo momento. Scusatemi, solo un secondo. Perdonate. mi suonava il campanello. No, l'orexina ci vede fra un po'. Giulia, ci arriviamo, l'orexina dopo la pausa. Volevo cercare di programmare le fasi successive. Io vi proporrei pausa breve. Poi, perché altrimenti non vi fermate proprio. Poi, fra 5 minuti, io comincio... riavvio l'altro streaming
non comincio subito, proietto il codice OPIS dell'insegnamento. Voi fate l'OPIS, stamattina l'ho fatto con la magistrale, 5 minuti più o meno, se la connessione regge, si fa. Poi nel frattempo, chi mi ha fatto la domanda, Beatrice, sul capitolo del sistema visivo, me la fa. Per quanto riguarda invece la domanda di Giulia sull'orexina, la riprenderemo a inizio lezione. Quindi la proposta è adesso, pausa ultra breve, davvero il tempo di un caffè, una cosa simile. Riprendiamo con la valutazione della didattica attraverso Opus, un paio di risposte alla domanda e poi si ricomincia la lezione regolare. Ok? Brava Fiola che fa il pane da sola. Lievito madre o lievito artificiale? Io che sono stato in tempi non sospetti, perché adesso sono tutti panificatori, ho avuto una lunga fase di lievito madre, poi l'ho abbandonato perché costava troppo tempo stare appresso al lievito madre, lievito birabrapoli, alla fine non ho fatta più a coltivare ogni giorno il lievito madre. Adesso mi sono arreso, sono ritornato al vecchio lievito di birra. Ci vediamo fra 5 minuti. Brava, hai ragione Viola, ci vedete, hai proprio ragione, ne potevo più, cioè, ogni giorno devo stare a pensare anche a questa cosa qua. 5 minuti, OPIS e poi ricominciamo la lezione con quel paio di domande. Blocco lo streaming e preparo il prossimo. A fra poco ragazzi!